Hai mai avuto a che fare con un manipolatore? O meglio, ti sei mai accorta che avesse degli atteggiamenti manipolatori? Capita molto più frequentemente di quanto possiamo immaginare e, se dovesse succedere, è molto difficile gestirlo e soprattutto gestirci. Il primo step per fronteggiare un atteggiamento manipolatorio è quello di essere consapevoli di cosa potrebbe fare il manipolatore. Sì, ma come agisce? Prima di darti la risposta, ricordati di iscriverti al nostro canale per seguire tutti questi argomenti. Dunque, stavamo dicendo come agisce. Ti sta manipolando se, dopo averci parlato, ti senti emotivamente svuotata. Ti senti impotente, in colpa e non rispettata. E spesso svalutata umanamente. Percepisci di doverti comportare in un certo modo, ovviamente quello indicato dal manipolatore. E in ogni vostra interazione la frustrazione è onnipresente. Ma come uscire dai suoi tentativi di manipolazione? Dire no senza alcun senso di colpa. Esprimi le tue idee, ciò che provi e ciò che senti. E ricorda, nessuna aggressione esterna, fisica o emotiva, ha spazio all'interno di una relazione. Sii consapevole che esistono dei limiti che l'altro non dovrebbe superare. E soprattutto non cercare di cambiarlo, non sei tu la cura. Piuttosto gli servirebbe un lungo e funzionale percorso terapeutico. Facci sapere che cosa ne pensi nei commenti, ma prima seguici!